punteggio che a Catanzaro non è mai rispettato. E ti devo dire la verità, io vorrei davvero, con l'impegno di tutti, e lo chiedo anche a Sergio Abramo, di evitare quelle scene da bazar, da terzo mondo, che sono diventati seggi elettorali a Catanzaro. Ecco, quindi che ci sia l'assenza dei candidati, che si rispettino le regole, perché io penso che la città ha bisogno di un voto libero. Che mi sembra il presidio che avviene davanti... Beh, è una cosa terribile. Ma guardi che voi lo fanno tutti questo. Lo so, però non è una giustificazione. Non sto dicendo che probabilmente ci sono stati i candidati, non ne sto facendo una questione di parte. Sto chiedendo però che si possa evitare, cioè, assieme alle forze di sicurezza. Che arriva l'elettore e se lo mettono lì davanti... Sì, ma e che soprattutto non si rispetta la distanza minima dal seggio, insomma. No, quindi stando... Ma queste sono le forze dell'ordine che... E io mi auguro davvero che riusciamo ad evitare. È il prefetto Repucci, dobbiamo... il dottore Pucci, che noi salutiamo. E soprattutto che sia una campagna elettorale. Grazie. È stata detta una cosa un po' da tutte le parti, che non è che si possono fare, si può pensare a come risanare il bilancio, io ho offerto insomma in 3 punti come penso di risanarlo, non possiamo fare grandi promesse, quindi che sia davvero una campagna basata sulle idee, perché l'idea della promessa, io mi auguro i cittadini catanzaresi siano ben consapevoli davvero che c'è poco da promettere, c'è solo da fare con la volontà di fare. Poi ci sono altri punti, posso ritornare, però vabbè, ritorniamo tra 2 minuti. Allora, le domande dirette che ti hanno fatto, vuoi rispondere? Sì, rispondo e devo dire anche, beh, Salvatore, questa è una città che è sempre stata abbastanza tranquilla. Questi slogan del voto libero, gli attacchi che ho ricevuto... Ci sono stati tre fermi però, Sergio. Tre fermi l'altra volta per fotocamera nei seggi. Sì, vabbè. Lo so, non è una cosa però normale. Però tu sai perfettamente che quando si vince... Si vince con percentuale, con numeri che non hanno niente a che vedere con qualche voto che può scappare. Beh, si parla anche di voti comunitari, no, ma non ne voglio fare una questione di parte. No, perché poi in ogni campagna elettorale però se ti posso dare un consiglio, se mi posso permettere, se me lo concedo. Vediamo. Chi ti consiglia in questo momento di fare attacchi a livello personale ti consiglia male. Ma credo che questo dovresti educare la tua parte, visto che insomma ne riceviamo perché ogni giorno dai candidati al Consiglio. Queste domande che sono arrivate da alcuni me le avevano già preannunciate che le avrei. Ma voglio dire, anche io ho subito gli attacchi all'inizio della trasmissione, mi sembra che ci sia da una parte e dall'altra. No. Sulle se ricordi le prime 2 chiamate di oggi erano molto... Sulle strutture fatte da chi mi ha preceduto, anzi finanziate da chi mi ha preceduto, io le ho finite, sciocchi loro che non le hanno finite. Io ne ho realizzate anche altre, che ho lasciato anche a voi e che non avete finito perché avete invece fatto il contrario. C'è un decreto sblocca cantieri, dobbiamo anche dire, no? All'epoca. No, ma senza. Però dobbiamo dire. Il decreto sblocca cantieri. Fu il commissario che portò anche a termine quelle opere, no? No, c'era solo il Politeama. Che chiesi io come decreto sblocca cantieri? Solo per il Politeama. Contemporaneamente, però, ti ricordo. Vabbè, l'opera maggiore. Ti ricordo, io ti ho portato un bel malloppino. C'è qui? Di 250 delibere fatte di opere. Poi comunque ti chiederò il prossimo venerdì, adesso non ne vale la pena, che sennò poi il prossimo venerdì ci annoiamo, ti chiederò una sola opera fatta in 5 anni da quell'amministrazione, mentre in 5 anni ho fatto di tutto e di più. E ti posso elencare 250 opere fatte. Sì, no, ha parlato il popolo catanzarese quando nel 2001 mi ha eletto il sindaco più votato del però nel 2006... Sì. Io si è visto quello che ha fatto lo Iero per la città. E vabbè, però no, nel senso ti avrebbe votato. Quando ha inaugurato la città della regionale, che doveva essere pronto dopo 3 anni, ancora deve iniziare. Per quanto riguarda le aziende, è un problema mio personale, perché nel momento in cui io faccio il sindaco, ho fatto il sindaco... Mi sono dedicato dalla mattina alla sera solo e esclusivamente alla mia città. Quando qualcuno ti dice che conoscono solo Sergio Abramo nei quartieri, Sergio Abramo non scappava, Sergio Abramo non andava a nascondersi negli uffici del Politeama per ricevere la gente, Sergio Abramo andava sempre nei quartieri. Oggi quando io ritorno nei quartieri mi chiamano Sergio, come mi stai chiamando tu? Perché ho gestito un buonissimo rapporto con i miei concittadini. Quindi non ho paura di andare nei quartieri. Quando dico lascio le mie aziende... Men che meno perché, io voglio dire, non ci mancherebbe. No, perché questo... nel momento in cui tu decidi di fare il sindaco di questa città ti devi dedicare a tempo pieno. Ed è normale che tu devi lasciare le tue aziende. Quanto riguarda l'attività nostra personale come imprenditore, perché mi mettono anche lo slogan che sta facendo il tuo centro-sinistra, non tu, ma il tuo centro-sinistra, sta ingenerando un'altra cosa,
Io sono una delle 5 famiglie famose di Catanzaro. Allora, io voglio dirti solamente, ti spiego la geografia della mia famiglia. No, ma non è che sono questioni personali, dai, non pensiamo. Siamo entrati, nel personale. Non mi piace. Allora, la mia famiglia oltre attività tradizionale tipografica, quella nata poi qualche anno dopo, fatta da Sergio Abramo, perché riconosciuto da Prodi come uno dei migliori imprenditori in Calabria, tra parentesi, proprio da Prodi. La mia famiglia non ha mai messo un mattone, non ha mai costruito un palazzo in questa città, non ha mai fatto affari al di fuori dell'attività tipografica. In questa città noi diamo 1200 posti di lavoro e noi produciamo tutto qui, ma non fatturiamo neanche un centesimo in Calabria. Noi lavoriamo da Roma in su, quindi noi abbiamo portato la città. L'altro giorno ho detto che voi non lavorate in Calabria, ha chiamato un telespettatore e mi ha detto che non è così e che avete dei lavori che fate, fate dei lavori per la regione Calabria, non fate nessun lavoro? Assolutamente no. Non avete nessuna... A noi è rimasto solamente un appalto del BUR. Del BUR, esatto. Che per fine anno è previsto che va in maniera telematica e finirà. Perfetto. Basta. Però c'è, no? Sì, 300.000 euro su 120 milioni, 102 milioni di fatturato. Quindi, quanto se questa, 102 milioni, il nostro gruppo. 300.000 euro è il bollettino, tutto questo è tutto, durante il corso dell'anno, che a fine anno dovremo lasciare. Quindi noi oggi non fatturiamo niente. Chi vuole speculare quindi sull'azienda dicendo siamo andati in Albania, noi in 102 anni di storia, questa è la mia famiglia, non abbiamo mai fatto un licenziamento per cassa integrazione, quindi non abbiamo mai utilizzato la cassa integrazione. L'attività in Albania è un'attività aggiuntiva a quella che abbiamo in Calabria. Ma chi ve l'ha richiesta questa attività? È una gara, sono delle gare di attività semplici fatte da Telecom Italia e da Vodafone all'estero, quindi sono delle gare per produzione all'estero, che non ha niente a che vedere con l'occupazione che noi diamo in Calabria, che sono circa 4.000 persone. Dice o la fai o la do ad altri? Assolutamente sì. Questo? Assolutamente. Sono attività che una parte è prevista, il 10% che venga fatta all'estero, e fanno delle gare apposite. Ma non è questo il problema. È che queste domande che mi avevano già preannunciato che l'avrebbero fatto, significa il comune, la città, guidare una città è una cosa seria. Non possiamo giocare con le domandine del telefono. O con ma guarda internet, che avete, cioè, o mi che sembra che le domande scrivete, siano state le prime domande. No, mi sembra un argomento pretestuoso. Poi mi rispondi, ma non è questione di rispondere. Guarda, stai facendo delle illazioni che mi sembrano fuori dal mondo. Se tu vedi quello che Salvatore, questo è. Se tu vedi quello che si scrive molto spesso su Facebook, quello che si scrive, qualcuno ha scritto offendendo anche la mia persona. Vabbè, offendendo. È così. Poi come hanno offeso me, quindi non è che tu prendila come vuoi, tu prendi come vuoi. L'attacco che io sono offeso quasi giornalmente da chi si candida con te, che ho ricevuto, mi dispiace perché io queste cose non li farò mai nei tuoi confronti, mai, perché ti stimo come persona. È la stessa, e ritengo che se noi riusciamo a esprimere capacità personale. Dobbiamo parlare di città, della gente. Perfetto, che non arriva a fine. Allora, la telefonata fatta la prima volta quando io venni in trasmissione da solo, no? Quando mi invitò come presidente. Per diritto di replica. Ecco, per diritto di replica. E poi io ti ho invitato, visto che avevo dato lo spazio a lui. Scoprire che poi chi telefonava faceva parte della tua segreteria e tu la volta dopo hai detto i cretini ci sono ovunque. È stata assolutamente un'iniziativa individuale. Questo sì, non posso pensare che le due chiamate iniziali siano organizzate da te, ma non è questo. Io ti prego, poi tu fai come vuoi, io ti prego come vuoi. Questo tipo chiedo scusa, di ma la gente di queste cose non gliene frega niente alle persone. No, chiedo scusa, fermatemi un attimo, tutte e due, ho la pubblicità. Io vi ho, l'editore mi ha concesso un'altra mezz'ora per parlare dei problemi alla gente. Queste cose personali, bravo, private. Esatto, bravo, bravo. Vediamo queste cose. E allora tu capisci, Lino, che proprio per quello che stai dicendo tu, siccome a me interessa parlare della città. Perfetto, il pubblicità. Fatto che mi chiedono se io vado in Albania o non Albania, una questione personale. È un'azienda privata che non c'è. Infatti non rispondere. È un'azienda privata che non c'entra nulla. Bravo. Con il nostro discorso. Dall'altro voi avete una lunga storia, come hai detto tu. A dopo. Un bel applauso, visto che tanti dietro le quinte. Sono veramente tantissimi. Avete tutte e due candidati, uno staff
uno staff importante che vi seguono in giro per il territorio. Allora, partiamo con le telefonate, credo. La mia delegata di produzione, bravissima Cassandra, vedo che sto notando una cosa, che accanto a te c'hai lo staff di Sergio Abramo e lo staff di Salvatore Scanzo che controllano, per par condicio, controllano anche le telefonate, una cosa incredibile. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Sono proprio Giuseppe, chiamo da Catanzaro Sud. Ciao Giuseppe da Catanzaro Sud, prego. La città sta vivendo un momento particolare, diciamo, un momento difficile, economico e sociale. Quindi credo che ci sia proprio bisogno di, per risolvere la città, di una persona capace, una persona con una certa esperienza. Quindi credo che sia l'opportunità. Io vorrei precisare una cosa, che alle prime elezioni sono stato un elettore di Salvatore Scalzo. Mi scuso con lui per... ci conosciamo pure, insomma. Chi è lei? Chi è lei? Francesco come? Procopio. Salvatore Scalzo. Francesco Procopio lei è? No, sono Giuseppe Procopio sono io. Ah, scusi, mi ha sbagliato il nome di Scalzo, stavo sbagliando il suo nome. No, mi ha confuso lei. Pure io, vabbè, non ho parlato per niente io, ok, va bene così. Comunque, credo che adesso per risolvere la città ci deve essere... ci vuole Abramo, insomma, anche lo dico un po' così, però secondo me ci deve essere lui. Allora, ha votato a te. È curioso, però. Allora, ha votato a te la volta scorsa. Mi sembra un po' strano, però, signor Procopio, visto che l'altra volta ho perso, quindi mi dia la possibilità di mettere all'opera e le dimostrerò poi cosa si è capace di fare, insomma, no? Onestamente non mi è convinto, specialmente perché ha detto una cosa sui Germanetto, così io credo che Catanzaro è tutto, non è solo Corso Mazzini. Quindi, certo, diciamo... ci mancherebbe, ho parlato dei quartieri, dello sviluppo di Germanetto e di Lido, quindi non si preoccupa, cioè mi sembra... Bene, un'altra telefonata. Non è che l'università deve essere per forza Catanzaro. E ci mancherebbe altro. Ci grazie, mancherebbe un'altra, altro. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, prego. Buonasera, io sono Francesco Vono da Catanzaro. Francesco Vono da Catanzaro, sì. Prego signor Vono, prego. Dunque, io avevo già chiamato tre settimane fa, quando è stato ospite il signor Scalzo. Sì. Da lei. Sì. Avevo fatto una domanda al futuro sindaco Scalzo, mi auguro che sia così. Grazie. E purtroppo la risposta non l'ho avuta, perché lei, devo dire la verità, lei, dottor Polimeno, è ottimo presentatore, un ottimo conduttore televisivo. Che ho fatto? Però ha un piccolo vizio. Sì. Quello di parlare sempre lei. No, ma prima hanno detto che... Ma scusate! Prima un attimo! Poco fa uno ha detto che io li ho lasciati soli e li ho fatti parlare da soli. Sei sotto accusa. È un piccolo neo. Ma se lo può permettere. Guardi, perfetti tutti, ora, non siamo. Il discorso è questo, si parla... Guardi, sul fatto che interrompo, io do ragione ai telespettatori, spesso ho questa cosa presa dalla trasmissione. Chiedo scusa. Il suo carattere. Bene. Comunque, torniamo a noi. Sto sentito tutto il dibattito che avete consumato, sì, questa sera. Sì. Sono da due ore che sono qui davanti alla televisione. Sono contento, da due ore che ci segue. Dall'inizio. Benissimo. E le dico sinceramente, sono un po' nauseato della politica attuale. Perché? Ma perché? Guardi, si fa campagna elettorale, non si dovrebbe... Rimanga in linea un attimo, Sergio, scusi un attimo, scusi, rimanga in linea, Sergio, scusa. Prego. Questo, adesso provo anche con Salvatore, mi avvicino pure da te per par condicio. Vai, tranquillo. Come fai a convincere lui a dire che non è più la politica, non deve nauseare e devi convincerlo? Così, se te lo lascio un minuto, riesci a convincerlo? Non credo. Non credo, perché guardi parla con Sergio, parlate con Sergio, parla con Sergio, sta andando Sergio, a rotoli, prendilo a rotoli, ma lasciamo stare, Sergio, scusi, lo prenda un minuto, poi glielo passa a Scalzo un minuto, io lo riscalda avrei Sergio preteso, avrei un attimo, ascolti Sergio cosa dice, convincilo per convincere.